Ciao a tutti, io sono parte le slide, sono Alessandro Ferrari, mi occupo principalmente di immagini e di ricavare informazioni da queste immagini. Ora vediamo se partono le slide. Detto, raccontaci delle tue vacanze. Sì, le vacanze sono abbastanza belle, sono andato al mare, eccolo qua, perfetto. La slide di oggi sono appunto riguardo all'intelligenza artificiale, e non solo artificiale ma anche libera. L'intelligenza artificiale è una cosa bellissima perché, per esempio, può permetterci di creare cose che ci puliscono casa al posto nostro, robottini che aspirano, lavano il pavimento, così che noi possiamo leggere l'ultimo romanzo di 50 sfumature di grigio, o magari possono guidare l'auto mentre noi rispondiamo alle mail al lavoro, quindi mentre stiamo andando al lavoro possiamo rispondere alle mail e intanto la macchina guida da sola, e possiamo fare una serie di altre cose bellissime. Per esempio, c'è un bellissimo sistema di computer vision che, se io faccio così, passa alla prossima slide. Quindi vediamo, adesso lo sto calibrando. Funziona, incredibile. È una demo live, quindi ho rischiato nel farla. Perfetto. Piccolo disclaimer, tutto quello che vedrete oggi è liberamente disponibile online. Si tratta di una serie di ricercatori che hanno avuto delle idee, hanno tutte queste idee e hanno rese pubbliche in modo collaborativo, hanno reso disponibili le loro pubblicazioni su Archive, quindi potete scaricarle senza dover dar soldi alle riviste con peer review e rendono disponibile il loro codice. Quindi tutto quello che vedete potete riprodurlo voi stessi. Il sistema funziona, è una bomba. Ok, c'è qualche studente qui tra noi? Studenti, alzino la mano. Ok. Lei che si nasconde là, lei cosa studia? Analisi dell'immagine. Cioè, sembravi così sveglio, fantastico. Però agli studenti vi sarà sicuramente capitato di pensare di avere dei professori particolarmente esigenti. Bene, tutte le volte che sarete convinti di avere dei professori esigenti, ricordatevi questo nome, Seymour Paper, ok? Quel professore di cui vedete il nome sotto il nome del progetto. Bene, questo era un professore dell'MIT, erano 1966, e c'era quel... Bene, il progetto è un progetto estivo e è molto chiaro nei suoi obiettivi, quindi il povero studente doveva realizzare un sistema di visione completo per la fine dell'estate. Cioè, banale, doveva essere in grado di analizzare qualsiasi cosa all'interno dell'immagine e capire cosa sta succedendo. Una stupidata. Ma non ci stupisce poi così tanto, perché erano gli anni 60, tutti erano convinti che nel breve i computer sarebbero stati intelligenti, non sono potuto fare cose che erano tipicamente appannaggio dell'uomo. Infatti, poco dopo, una serie di scienziati, utilizzando i modelli primordiali di reti neurali, che sono dei modelli che da un certo punto di vista prendono ispirazione dalla biologia, quindi hanno qualche punto in comune rispetto a come apprendono gli umani, quindi presentando una serie di esempi a questi sistemi, loro sono in grado di apprendere e di riprodurre risultati simili. Questi modelli davano speranze che si potesse in qualche modo insegnare l'intelligenza al computer. Bene, una serie di scienziati provarono un esperimento in cui utilizzarono queste reti neurali molto semplici per provare a classificare delle immagini in cui c'erano dei camion e dei carri armati. E avevano dei risultati incredibili, per il 90% dei casi erano in grado di distinguere. E quindi pubblicarono, ci fu il peer review appunto di questi risultati e la comunità scientifica fu letteralmente scioccata, perché dicevano, cavoli, riusciamo a fare una cosa incredibile per quello che erano le potenzialità dell'epoca. Piccolo dettaglio, fondamentalmente le immagini dei carri armati erano stati presi in un giorno di sole, mentre le immagini dei camion erano stati presi in un giorno d'ombra. Quindi il loro sistema palesemente, cioè riusciva semplicemente a capire se un'immagine era chiara o scura. E quindi ci fu una debacle pubblica di questi ricercatori che dovettero ritirare i loro dati e la comunità dell'intelligenza artificiale dell'epoca venne, tra virgolette, macchiata di questa onta e poi nel breve non riuscì effettivamente a implementare nessun sistema che matchava quelle che erano le aspettative della gente. E quindi ci vennero i cosiddetti anni scuri. In questi anni scuri, per tutti coloro che facevano ricerca nell'ambito del machine learning e delle reti neurali, era estremamente difficile pubblicare qualsiasi cosa nell'ambito delle riviste di computer vision o cose di questo tipo. Tipicamente si cercava di pubblicare un qualsiasi metodo che utilizzasse la parola rete neurale, veniva rigettato automaticamente, quasi da un bot. Quindi, questo foglietto che vi sto mostrando è un pezzo di storia. Vi voglio parlare di un paio di personaggi. Uno è Papnik,
Vapnik era uno scienziato russo che nel 1965 teorizzò un algoritmo che divenne estremamente popolare. Si chiamano le support vector machines, che sono ancora uno degli algoritmi più in voga nell'ambito dell'intelligenza artificiale e dei sistemi intelligenti. Teorizzò questo sistema nel 1965 su carta, quindi dimostrò tutti i teoremi necessari per implementarlo, ma la ristrettezza del regime sovietico non gli permetteva di avere le risorse per implementarlo. Quindi nel 1990 casualmente decise di fare una vacanza con la famiglia in America e decise, ma gli AT&T Labs sono particolarmente belli, quindi si fermò lì per un po'. Lì conosci una serie di altre persone, tra cui Yann LeCun. Yann LeCun è un inventore di una serie di modelli chiamati le reti neurali convoluzionali, che hanno particolari proprietà, e diciamo che sono stati modelli che poi in futuro avranno avuto un impatto molto molto importante. Però all'epoca era una cosa, sì, hai avuto una bella idea, carino, però è una rete neurale, poi sì, not a big deal, come dicevano gli americani, non ce ne faremo tanto. E quindi era, tra virgolette, erano abbastanza esclusi dalla comunità. Questa è una scommessa in cui Vapnik scommette una cena che nei 10 anni successivi, quindi nel 2005, nessuno sano di mente avrebbe più utilizzato una rete neurale. D'altra parte Jackel, che era un altro ricercatore in ambito delle reti neurali, diceva che invece nel 2000 noi avremmo scoperto effettivamente quali sono le condizioni e le garanzie che abbiamo nell'ambito appunto degli apprendimenti delle reti neurali. Bene, Jackel sicuramente ha perso, nel senso che nel 2000 non si aveva idea di quali erano le condizioni e le garanzie che questi algoritmi ci garantiscono. Da un certo punto di vista Vapnik aveva vinto, nel senso che nel 2005 nessuno sano di mente avrebbe mai utilizzato una rete neurale. Piccolo spoiler alert, adesso Vapnik è un ricercatore a Facebook Research, Yann LeCun è il suo capo, quindi questo potete forse intuire come le cose sono andate, ma lo vedremo più avanti. Okay. Quindi nessuno sano di mente, questo penso che sia il punto della situazione. Geoff Hinton, che era un ricercatore alla Toronto University, nel 1986 inventò insieme a una serie di altri ricercatori un algoritmo che viene chiamato di backpropagation, che sta al cuore delle moderne reti neurali. Bene, i suoi colleghi, dopo praticamente 20 anni di continua rejection, avevano deciso che non era più il caso di continuare a scommettere su questo cavallo perché era palesemente perdente, nessuno gli dava più un euro. E come dicevo, erano gli anni scuri, quindi chiunque lavorava in questo settore era necessariamente escluso. Tranne quando Geoff Hinton e un suo studente, Alex Krzyzewski, decidono per 2 anni e mezzo di chiudersi in completo, tra virgolette, segreto e isolamento a implementare un algoritmo di training per questa rete neurale che utilizzava le ottimizzazioni che sono disponibili sulle attuali moderne GPU, quindi calcolo parallelo su larghissima scala e un sacco di potenza computazionale. E poi hanno deciso di gareggiare la ImageNet Competition. ImageNet è come la Coppa del Mondo della Computer Vision. Si parla di un database enorme, 1 milione di immagini, si parla di 1000 classi e l'umano stesso non riesce a raggiungere il 100% in questi task. Tipicamente si parla che un umano fa un errore intorno al 5%. Poi in realtà non sono dati ufficiali, sono stati smentiti da altri, ma sono abbastanza vicine a quelle che sono le capacità dell'umano. Tutte tante immagini di ImageNet l'umano ha problemi, quindi si parla del sacro grado della computer vision. 2010, nessuno parlava di reti convoluzionali. 2011, ne ancora nessuno parlava di reti convoluzionali. Abbiamo un 2% di miglioramento, nonostante i miglioramenti computazionali in realtà erano molto maggiori. 2012, Krzyzewski e Hinton, arrivano alle reti neurali. Abbiamo una riduzione del 10% rispetto all'errore precedente e stiamo parlando di un ragazzino di 25 anni e del suo tutore che si mettono in isolamento contro gruppi di 30-40 persone. Diciamo che a un certo punto tutti i gruppi di ricerca maggiori si girano e dicono: questi chi sono? Non li abbiamo mai visti qui, perché ci hanno fregato praticamente tutti i primati. E allora hanno detto: forse è il caso che anche noi iniziamo a guardare cosa sono queste tipologie di algoritmi. E quindi la comunità comincia a muoversi. E l'anno dopo abbiamo ancora un miglioramento del 4%, ma in realtà la gente ancora non comprende di cosa stiamo parlando, sono cose ancora troppo astruse e quindi sono ancora pochi quelli che parlano di reti neurali. Aspetta. E c'è anche il back, 7%, quest'anno Google insieme a Google, con GoogleNet e anche l'Università di Oxford sono riusciti a arrivare al 7% di errore su ImageNet.
ad ora siamo al 4.5%, quindi siamo su performance molto vicino a quella dell'umano e si possono fare veramente cose incredibili, quindi. E questa è una storia di pionieri. Geoff Frinton adesso è il capo di ricerca di Google, insieme a Alexeyevsky, che è uno dei top engineer. Jan LeCun, l'inventore delle reti convoluzionali, è il capo del FAIR, che è il centro di ricerca per l'intelligenza artificiale di Facebook. E loro sono i pionieri, coloro che quando nessuno pensava che era possibile fare questo, ci hanno creduto e l'hanno portato a termine. Ma ora non è più un discorso di pionieri, ora è una grossa comunità che sta crescendo, si sta muovendo per cercare di creare e rendere disponibile per tutti questi strumenti. Si sta parlando quindi di strumenti liberi disponibili alla comunità. Ci sono software come CAF per chi sviluppa in C++, Torch, Theano, ScienceKit Learn e la famosissima OpenCV che ci permettono di scrivere codice libero, ok, per la computer vision. E spesso c'è stato un dibattito se queste reti neurali sono semplicemente dei classificatori migliori e la maggior parte dei detrattori dicono sì, è solo un miglioramento progressivo rispetto alla tecnologia che c'era, mentre i più, se volete, coraggiosi dicevano no, sono molto di più di quello che pensate. E allora ho detto, se prendiamo l'informazione all'interno di una rete neurale, quella che utilizziamo per classificare, e proviamo a vedere se questa può avere immaginazione, quindi se può generare immagini, cosa possiamo ottenere? Dei ricercatori dell'Università di New York, insieme al centro di ricerca di Facebook, si sono messi a provare a generare immagini e hanno realizzato un sistema che nel 40% dei casi riesce a ingannare l'uomo. Cioè l'uomo sosteneva che erano immagini reali, in realtà erano generate da un computer. Questo è abbastanza impressionante, in quanto un computer può avere immaginazione. Come diceva Picasso, partiamo dalla situazione per vedere il prossimo lavoro, i bravi artisti copiano, i grandi artisti rubano. Può un computer rubare dei grandi artisti? Probabilmente, non lo so, secondo voi è possibile? Estremamente difficile. L'arte è qualcosa appannaggio dell'uomo, quindi non è una cosa così scontata probabilmente, non me l'aspetterei. Conoscete tutti questo, giusto? L'arte, la notte stellata di Van Gogh, l'avrete visto un milione di volte, un quadro bellissimo. Dei neuroscienziati dell'Università di Tübingen hanno deciso di verificare se all'interno della rete neurale era in grado di codificare quella che era l'informazione relativa al contenuto di un'immagine, quindi se un'immagine conteneva una persona piuttosto che un cane, piuttosto che un gatto, piuttosto che qualsiasi altro oggetto, e invece lo stile con cui questi oggetti sono rappresentati. Quindi se fosse possibile separare queste due cose nella loro rappresentazione, potremmo prendere il contenuto di un'immagine e unirlo allo stile rappresentativo di un'altra. Quindi quello che hanno fatto è stato, proviamo a realizzare un algoritmo e mettiamolo open source e vediamo cosa succede. Mi siete mai chiesti se Van Gogh fosse vissuto a Brescia cosa avrebbe fatto? Io ho appena visto queste cose, sì. Quindi vediamo come avrebbe dipinto probabilmente Piazza Duomo. Qui potete riconoscere il Duomo, ok? Questa è un'immagine fatta da un PC. Scusi, Piazza Loggia? Sì, perché dopo c'è... Questa è Piazza Loggia, potete vedere la loggia, la Poste e vabbè, è una notte stellata. Adesso invece arriva anche il Duomo, visto dal castello, quindi come probabilmente l'avrebbe visto Van Gogh. E... ultima slide, questi sono i riferimenti a cui potete appunto vedere il lavoro, che è una cosa eccezionale, commovente, tanto è bello, di questi scienziati. E potete trovare, penso poi, anche le immagini nella presentazione, che immagino verrà resa disponibile sul sito. E niente, vi ringrazio, spero che sia stato interessante, e questo è un Van Gogh Tutti.